Un saluto a tutti i lettori di HD Blog all'evento Asus di presentazione del Pad Phone 2, il nuovo device all-in-one mobile presentato da Asus, che va a sostituire il modello precedente che abbiamo visto al CES 2011, Barcellona 2011, che poi è uscito sul mercato quest'estate in Italia. Un device che riprende il concetto di all-in-one smartphone più tablet introdotto con il precedente modello, ma lo rinnova in tutte le sue funzionalità, estetica, e ovviamente all'interno troviamo un nuovo hardware. Un prodotto sicuramente molto interessante, perché trova elementi estetici che riprendono il design della linea ZenBook e comunque degli ultimi notebook e netbook ultrabook di Asus, finito e materiali veramente piacevoli, e soprattutto un cuore totalmente rinnovato. Partendo dalla parte dell'alloggiamento del telefono, troviamo non più un alloggiamento a sportellino orizzontale come era il precedente Pad Phone, ma un inserimento verticale che ci guida in maniera molto più semplice nell'inserimento dello smartphone. Il telefono deve essere accompagnato e nel momento in cui facciamo pressione e lo incastriamo sentiremo una leggera vibrazione che ci consentirà appunto di utilizzare la parte tablet. Ovviamente Ice Cream Sandwich, Jelly Bean e comunque le ultime versioni di Android, in questo caso è Ice Cream Sandwich, permettono di gestire la parte smartphone in modo diverso rispetto alla parte tablet, che come vediamo ci permette di usufruire di tutte le opzioni classiche che troviamo sui tablet, ovviamente Android. Rimane attiva e perfettamente funzionante anche la parte telefonica, così come la possibilità di mandare e ricevere messaggi. Rispetto al Pad Phone di prima generazione non è stato annunciato nessun tipo di accessorio come la penna Bluetooth, ma essendo la penna Bluetooth un accessorio universale, immaginiamo che possa funzionare tranquillamente anche su questo Pad Phone 2. Nuovo è anche l'hardware. Ovviamente il concetto è che l'hardware è inserito all'interno del telefono e il tablet funge soltanto da estensione del display e della batteria. Hardware quindi con un processore Snapdragon S4 Pro quad core da 1.5 GHz, che è l'ultima variante di processore di CPU creata da Qualcomm e che abbiamo visto anche su altri smartphone in arrivo in America e in Asia come LG Optimus G, e che trovano nella prima soluzione europea questo Asus Padfone. Inoltre troviamo 2 GB di RAM che ci permettono di gestire lo smartphone in punta di dito, tutto rimarrà aperto, funzionante e perfettamente fruibile senza nessun tipo di problema e di rallentamento a livello di interfaccia utente. Quello che è interessante notare è che Asus ha personalizzato come sempre il sistema operativo, ma lo ha personalizzato in modo molto leggero. Ha inserito qualche widget, qualche applicazione, ma fondamentalmente il sistema è assolutamente riconoscibile ed è il sistema Ice Cream Sandwich che ormai tutti conosciamo e che non viene quindi personalizzato dal launcher e interfacce come HTC Sense o altre interfacce pesanti come la TouchWiz. Padfone trova anche una nuova batteria, in quanto ha una 2100 mAh come autonomia, e il device è unibody, quindi non può essere aperto nella parte posteriore, e trova soltanto l'opzione di memoria interna, non ha la memoria espandibile. 32 e 64 GB sono le opzioni che possono essere scelte a partire da 799€ fino a 899€, con due versioni anche per colore, bianca e nera come in questo caso. Novità anche per la parte posteriore: abbiamo una fotocamera da 13 megapixel di Sony con sensore XMOAR e flash ovviamente integrato. Una fotocamera che viene gestita in maniera molto interessante, in quanto offre varie funzionalità che Asus ha integrato all'interno della propria personalizzazione e che ci permettono di scattare in maniera rapida foto in sequenza, utilizzare l'HDR, andare a impostare vari filtri, andare a gestire per esempio la risoluzione, come vediamo un 4 terzi per la 13 megapixel e un 16 noni in questo caso per la 10 megapixel è possibile selezionarlo.
come vedete, mentre il 13 megapixel a schermo intero 16 noni non ci viene offerto come opzione. Ovviamente troviamo poi tutte le varie opzioni per quanto riguarda la gestione dei video e la gestione della parte scatto multiplo. Altre opzioni riguardano per esempio la gestione del display. Il display è un 550 nit, ci permette di visualizzare filmati e immagini veramente in modo molto molto brillante. Il display è decisamente piacevole e molto bello. L'audio è discreto sulla parte phone, basta inserirlo per passare alla parte tablet in modo rapido e veloce. Anche per la parte tablet abbiamo la possibilità di regolare il volume da lato. Le cassa la troviamo qua. L'audio è pulito, non è particolarmente forte, ma comunque lo si apprezza. Comunque per qualità. Come vediamo, il passaggio tra modalità tablet e modalità smartphone è rapidissimo e da questo punto di vista Asus ha migliorato molto la gestione e la qualità con cui il software si muove. Tornando al reparto internet che avevamo aperto, ovviamente consideriamo che questa ancora non è la versione definitiva e come vediamo qualche piccolo lag, qualche problema di render ogni tanto lo troviamo. Dicevamo, nella parte internet troviamo questo widget che in realtà è possibile spostarlo un po' dove vogliamo, che fondamentalmente ci permette di tradurre in maniera immediata il testo da una lingua all'altra. Questo widget lo troviamo nella parte internet per esempio, ma lo troviamo anche nella gestione della UI generale. A livello di performance ci esprimeremo magari con una prova un pochino più approfondita. In questo momento ci sembra comunque buono, non è proprio perfetto per il tipo di hardware che ha, ma ricordiamo che essendo una versione ancora non definitiva, sicuramente qualcosa in più dovrà essere fatto. Molto carina anche la possibilità di andare a scrivere note attraverso l'inserimento rapido e note che vengono viste e gestite attraverso il riconoscimento, come vedete, multilingua del telefono. Con questo primo video è tutto, un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Niccolò.